Buongiorno e benvenuti ai telespettatori di Le Fonti TV. Grazie a Manuela Donghi che mi ha preceduto in questa lunga staffetta che ha accompagnato la nostra programmazione nelle ultime 24 ore. 24 ore in cui abbiamo voluto raccontarvi l'universo femminile declinato rispetto al mondo del lavoro. Abbiamo visto che sono tanti gli ambiti in cui bisogna fare ancora tanto perché si raggiunga una parità di genere. Siamo partiti ieri proprio con Manuela Donghi con una lettera aperta al neopresidente del Consiglio Mario Draghi, in cui chiediamo che dalle parole si passi ai fatti, perché servono, urgono azioni concrete. D'altronde lo stesso Draghi, come già detto ieri da Manuela, più volte nei suoi discorsi iniziali in Camera e in Senato, quando ha chiesto la fiducia, ha parlato proprio dell'importanza di raggiungere una parità di genere. E bisogna stare attenti perché Draghi non ha parlato di parità di genere in senso etico di CSR, ma ha parlato di parità di genere per raggiungere una sostenibilità economica, perché il nostro paese diventi competitivo. Ebbene, lo stesso Draghi ha usato altre parole chiave, sempre per rimarcare la competitività da raggiungere. Ha parlato di tecnologia, ha parlato di innovazione, ha parlato di ricerca, tutto ciò che ha a che fare con l'ambito scientifico. Ebbene, noi a conclusione di questa maratona abbiamo deciso di dedicare uno spazio proprio al connubio tra donne e tecnologie, ambito STEM, un acronimo inglese con cui indichiamo appunto scienze, tecnologie, ma anche ingegneria, matematica, e abbiamo deciso di farlo per due ordini di ragioni. Anzitutto perché purtroppo, come vedremo con le nostre ospiti, questo è uno degli ambiti in cui è maggiore il divario tra uomini e donne, ma c'è anche un altro ordine di ragioni, un secondo ordine di ragioni, che è ancora più importante del primo. Infatti è proprio in quest'ambito che in realtà ci sono grandi opportunità per colmare questo divario che ancora separa uomini e donne. Ebbene, do quindi il benvenuto alle nostre ospiti. Benvenuta Lara Botta, Advisory Board di Stimiamoci, il progetto nato in seno ad Asso Lombarda. Benvenuta Lara. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Benvenuta Chiara Rota, fondatrice di My Cooking Box. Benvenuta Chiara. Grazie mille, buongiorno a tutti. E infine benvenuta Donatella Asciuto, prorettore vicario del Politecnico di Milano. Benvenuta Donatella. Grazie. Noi vogliamo iniziare questa puntata in realtà con un collegamento telefonico. Dovrebbe essere collegata con noi anche Elisa Di Sevo, presidente di SciTech Italy. Elisa, mi senti? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Lisa, innanzitutto grazie perché so che sei in viaggio di lavoro, quindi hai tenuto particolarmente a partecipare a questo appuntamento e ti ringraziamo. Grazie a voi per l'invito, grazie mille. Con te vorrei partire commentando dei dati. Abbiamo detto che parleremo di donne e tecnologie, è significativo innanzitutto partire da un dato che riguarda la digitalizzazione. Tutti parlano ormai di nativi digitali, quindi la digitalizzazione sembrerebbe qualcosa di abbastanza scontato, uno strumento alla portata di chiunque. In realtà, quando parliamo di donne, ci accorgiamo che non è esattamente così. E voi, come SciTech, avete sicuramente un osservatorio privilegiato a riguardo. Ti cito alcuni dati solo per dare un contorno, per far capire l'ambito in cui ci muoviamo e per farlo capire chiaramente anche ai nostri telespettatori. Sono dati che sono stati diffusi dall'Agenzia Europea che dal 2013 monitora la gender equality. Ebbene, nel 2020 la stessa agenzia ha fatto un report specifico sulla digitalizzazione. Leggo con voi i dati. Secondo il report dell'EIGE, solo il 21% delle donne ha accesso e sviluppa competenze digitali base, quindi non parliamo di competenze strutturate, parliamo di una alfabetizzazione digitale. Il divario è ancora più deciso se ci si sposta in ambito ICT, dove c'è una presenza femminile pari solo al 15% rispetto chiaramente all'85% maschile. E quando ci si sposta in ambito salariale, quindi si va a vedere questa presenza come viene remunerata, anche qui abbiamo un gap. Le donne guadagnano il 15% in meno rispetto agli uomini a parità chiaramente di carica. Lisa, voi come spiegate questi dati?
Allora c'è molto da fare in realtà sul tema digitale e sul divario, comunque soprattutto come citavi tu rispetto ai dati in termini di competenze più specifiche legate all'ICT, no? Non solo digitale. E, il dato in realtà è una fotografia, insomma, che non accomuna solo l'Italia ma anche altri paesi rispetto a questo divario che vede, se consideriamo, diciamo, tutto, l'ecosistema, diciamo, delle donne, presenti, la maggior parte comunque in attività ancora legate al care, legate a tutta una serie di contorni anche di vita sociale, eccetera, che rendono questi numeri ancora più importanti da un punto di vista proprio di acquisizione di competenze digitali, non solo, ma rendono sempre di più il divario importante da questo punto di vista, no? Perché se consideriamo comunque il digitale, l'ICT come uno dei settori a maggior crescita nei prossimi 10 anni, significa che anche è uno dei settori dove ci sarà maggior possibilità sia di comunque trovare lavoro, sia di formarsi, sia anche, diciamo, di trovare un lavoro comunque ben remunerato. Quindi questo è un Assolutamente po'. sì, hai assolutamente ragione, ma voi in questo senso come SciTech state provando a fare qualcosa per colmare questo divario, questa scarsa presenza femminile? Quali sono le azioni concrete per superare l'ostacolo? Sì, allora noi l'anno scorso abbiamo iniziato a fare un esperimento, nel senso che abbiamo iniziato a fare formazione proprio per formare quelle che vengono chiamate full stack developer e poi inserirle in azienda. Quindi abbiamo preso anche, diciamo, delle donne che non avessero per forza una formazione, diciamo, specifica in ambito ingegneristico, ma comunque che magari avevano altri tipi di percorsi accademici, e abbiamo iniziato a formarle proprio per poi inserirle nel mondo del lavoro all'interno di queste posizioni, da un lato, e dall'altro da quest'anno tutta la formazione sui nuovi strumenti digitali presenti, quindi a partire, non so, comunque dalla suite di Google, agli Analytics, ad altri strumenti più utili, per esempio sulla parte di imprenditoria come Shopify o altri, tutta la formazione che facciamo su questi strumenti sono gratuiti per chi si associa. Quindi, e quest'anno vorremmo replicare sulla parte invece di formazione proprio in ambito ICT, cercando di formare una nuova classe di 20 donne verso giugno, che poi inseriremo all'interno del mondo del lavoro. Lisa, un'ultima battuta prima di salutarti. Hai parlato di quest'anno, è un anno che tutti, ahimè, saremo costretti a ricordare. Tra i vari motivi per cui lo ricorderemo c'è sicuramente un incremento della disoccupazione femminile. Non dico nulla di nuovo quando affermo che le donne sono state le più colpite da ciò che sta accadendo. Dal tuo punto di vista, l'ambito ICT in generale, quello dell'innovazione, delle tecnologie, può rappresentare un'opportunità per queste donne? Sicuramente sì, anche se diciamo in generale c'è tutto un aspetto sociale che poi è legato, no, alla perdita comunque, alla decisione delle donne durante questo periodo di lasciare il lavoro a favore della famiglia, però sicuramente è un'opportunità sia di indipendenza economica rispetto oggi alla richiesta che c'è di questo tipo di posizioni sul mondo del lavoro, sia un'opportunità, insomma, di crescere lavorativamente parlando se una sta per iniziare una carriera in questo ambito, che poi comprende tante sfere, cioè non dobbiamo pensare solo all'ICT inteso come programmazione, ma comprende tante sfere Certo. questo, il mondo digitale. Bene, grazie Lisa, grazie ancora una volta di essere stata con noi. Buona Grazie, giornata. grazie a voi, buona giornata. A questo punto provo ad allargare un po'
lo spettro passando dall'ICT un po' a tutte le discipline STEM a cui accennavo prima e a coinvolgere anche le altre ospiti nel dibattito. Dal vostro punto di vista, giro la domanda appena fatta a Lisa, un approccio più femminile, quindi una presenza più femminile in ambito STEM, potrebbe aiutare in qualche modo a colmare il divario, nella parità di genere, accesso occupazionale, formazione, salariale, ci vorrebbero altre politiche, quindi non parliamo di quello. Iniziare con Donatella, asciuto. Sicuramente sì, il problema è che diciamo, non abbiamo abbastanza ragazze che escono dall'università, dalle materie STEM per colmare questo divario all'interno delle aziende, quindi dobbiamo lavorare a monte per riempire la pipeline, come si dice, per poter avere un numero di ragazze sufficienti poi da poter andare sul mondo del lavoro. Le ragazze hanno tutte le capacità, i nostri dati dimostrano che sono, diciamo, normalmente si laureano meglio prima e con voti anche leggermente più alti dei maschi anche nell'ingegneria. Quindi, diciamo, non ci sono motivi specifici per non diciamo, intraprendere delle carriere. Adesso io parlo della parte della E delle STEM, che è l'ingegneria. Se non ci sono fattori culturali che in qualche modo portano le ragazze a fare altre scelte. Donatella, tu sei prorettore vicario del Politecnico di Milano, un'eccellenza che abbiamo a livello nazionale e non solo. A questo punto, quindi, ti chiedo, visto che hai parlato di formazione e di scarso accesso alla formazione da parte di queste donne, se voi come Politecnico effettivamente state facendo qualche programma di avvicinamento invece dell'universo femminile alle materie STEM, come detto giustamente, in particolar modo all'ingegneria. Sì, no, noi sono diversi anni che abbiamo iniziato a fare programmi di orientamento che sono partiti in tanti casi anche dalle elementari con attività che facciamo per bambini e bambine, ovviamente non è che facciamo la segregazione, che Certo. facciamo, che abbiamo fatto in passato sia al Politecnico sia in occasione della Notte dei Ricercatori, sia in tante altre occasioni con i laboratori aperti, ovviamente tolto il 2020. E poi lavoriamo insieme al Comune di Milano, sia nella STEM Week che nella Digital Week, per cercare di far vedere che diciamo, la scienza, la tecnologia, l'ingegneria sono materie abbordabili e anche divertenti, non tutto, ma quasi tutto. Siamo onesti alla Beh, fine. sì. E poi andando più verso i licei, andando a fare orientamento, lavorando con le scuole in modo tale da portare di nuovo la consapevolezza che la tecnologia può essere di interesse per tutti, sia facendo delle scuole, delle summer school che si chiamano Tech Camp, che ospitano diciamo, dei ragazzi nel periodo finale, diciamo, da giugno a luglio, per una settimana a lavorare su un progetto su temi specifici che sono l'informatica, la robotica, i droni, quindi materie che possono essere più di interesse per portare i ragazzi a fare questa esperienza prima di dover scegliere l'università. Quest'anno poi invece abbiamo fatto questo video proprio dedicato alle ragazze che si chiama Angie Her Nearing, che cerca di sfatare un po' di dubbi che le liceali hanno in genere sull'approcciarsi al mondo, al Politecnico, che è ritenuto un mondo di soli maschi o di diciamo, materie per le quali non sono portate. Quindi stai dicendo che le donne hanno le remore ad iscriversi al Politecnico perché da sole non si reputano all'altezza di materie troppo tecniche, troppo scientifiche?
o da Sono le donne a sole, o reputarlo insieme un alla ambito scuola, o la maschile? stessa scuola non le consiglia, o le stesse famiglie, quindi non è una questione di singolo, ma è una questione proprio più Culturale, forse. allargata. Sì, come dicevi giustamente, assolutamente culturale. Hai usato anche un'altra parola molto importante, cioè consapevolezza. Bisogna avere consapevolezza che il futuro è STEM. Non vogliamo dire STEM al 100%, però insomma, nel nostro futuro non si può prescindere da innovazione, tecnologia, ricerca, perché altrimenti è l'intero sistema paese produttivo che si troverà indietro rispetto agli altri. Giro quindi una domanda alla Rabotta che ho presentato come Advisory Board di Stimiamoci, il progetto nato in seno ad Assolombarda, ma fino all'anno scorso Lara è stata anche vicepresidente diciamo della sezione giovani di Confindustria. E quindi chiedo a lei, c'è consapevolezza all'interno di Confindustria di un problema legato all'universo STEM? E in questo caso parliamo di 8 marzo, di Donne e Lavoro, quindi ti chiedo più specificatamente anche di un problema legato all'universo femminile, al suo approccio al mondo STEM. Certamente è una cosa su cui Confindustria e Assolombarda lavorano da parecchi anni. Se guardiamo il progetto Stimiamoci, vuole proprio affrontare questo problema, che non è solo un problema, ma è anche un'opportunità. Sappiamo i dati che sono stati ripresi anche prima da rappresentante di CTEC, da Lisa. È un'opportunità perché è proprio in questo settore che si sta sviluppando e si svilupperà sempre di più il lavoro. Quindi sappiamo che in Italia abbiamo una disoccupazione alta, ma sappiamo anche che c'è un mismatch tra la domanda e l'offerta. Quindi i giovani cercano lavoro e le imprese cercano i giovani. Mancano queste competenze. Sappiamo che questo mismatch equivale al 20%, quindi dobbiamo fare qualcosa. Se rappresentiamo le imprese sappiamo che c'è un gap anche in termini di trovare le competenze adeguate. Le imprese si stanno evolvendo, vediamo Industria 4.0, tutti diciamo i lavori stanno diventando sempre più STEM, anche quelli più umanistici avranno una base di STEM. Quindi conoscendo questi dati ci rendiamo anche conto che c'è non solo un gap in termini di competenze, ma che queste competenze non vengono colmate a causa di stereotipi di genere da metà della popolazione che sono le donne. Quindi, come ha detto Donatella Sciuto, le ragazze si laureano prima, meglio, non c'è motivo per cui non intraprendano questo percorso. E una cosa che cerchiamo di fare con il progetto Stimiamoci, oltre a far conoscere questi dati che non sempre arrivano agli utenti finali, che sono a questi ragazzi, piuttosto che ai genitori, piuttosto che agli insegnanti, è anche far conoscere i dati per prendere una scelta, come dicevamo prima, è consapevole, quindi fare una scelta informata. Sappiamo che la maggior parte dei ragazzi viene influenzato nella scelta del suo percorso formativo dai genitori e nella maggior parte dei casi dalle madri. Sappiamo anche che nel 50% dei casi le madri non sono nel mercato del lavoro formale, quindi i loro consigli non sempre sono aggiornati al mercato del lavoro di oggi. Quindi quello che cerchiamo di fare è far conoscere questi dati e portare dei role model, perché un'altra cosa che abbiamo riscontrato, che gli studi fanno vedere, è che mancano delle role model al femminile, quando spesso troviamo ingegneri, matematici, esperti STEM al maschile, queste ragazze non si sentono rappresentate e in qualche modo le spingiamo via verso altre professioni dove si sentono più a loro agio. Ecco, cerchiamo di abbattere questi stereotipi di genere, far conoscere i dati per cercare di fare delle scelte informate essenzialmente. Sappiamo anche che,
questi stereotipi di genere cominciano da una tenera età, quindi all'interno di Stimiamo ci mettiamo insieme tante associazioni che si occupano della tematica e ogni gruppo di lavoro si occupa di un target, quindi il target dei bambini a scuola è quello che guarda ai libri di testo, che cercano di evitare il più possibile degli stereotipi di genere che spingano via le donne da determinate materie, da determinate scelte, piuttosto che aprire, nel caso di Assolombarda, ha aperto la sede di Assolombarda a Milano per proiettare dei film sulle politiche di genere, quindi dei film interessanti che trattano la tematica, per cercare di aprire anche al territorio queste tematiche, quindi cercare di aprire la cultura a una possibilità diversa di possibilità per questi ragazzi. Quindi oltre fare a questo, una cultura c'è trasversale. Anche quello che fa Confindustria, c'è un nuovo progetto che si chiama Steam Space e si occupa delle scuole medie, quindi l'idea è quella di aprire dei laboratori all'interno di tutte le scuole medie italiane che sono dei laboratori STEM in realtà, perché ci aggiungiamo la A di arte, e questo per rendere l'accesso ai ragazzi delle scuole medie a un ambiente più tecnologico, a contatto anche con le imprese, per vedere le imprese da vicino all'interno di questi laboratori e creare, diciamo, un contatto tra i due mondi. Grazie Lara, come dicevo, quindi chiaramente una cultura trasversale che deve scardinare dei pregiudizi che sono, ahimè, ben ancorati. Invece, tu hai parlato di role model e noi in studio tra le nostre ospiti abbiamo proprio un modello di imprenditoria digitale al femminile, e tra l'altro non è soltanto un'imprenditrice digitale, ma Chiara Rota è anche un ingegnere gestionale. Chiara, vuoi condividere con il nostro pubblico la tua esperienza, quindi a partire dalla formazione, come questa poi si è trasformata in una scelta di vita, di imprenditoria digitale, ed eventualmente anche le difficoltà che hai incontrato? Esattamente. Allora, innanzitutto confermo un po' quello che è stato detto prima da Lara e da Donatella, cioè il fatto che è proprio una sorta di pregiudizio e stereotipo che si ha nella cultura italiana, quindi la materia scientifica tecnologica era da sempre associata all'uomo, perché negli istituti tecnici veniva formato l'operaio comunque delle fabbriche dell'inizio Novecento, e la materia umanistica, piuttosto che la casa, la famiglia, era sempre associata alla donna. E conferma un po' quello che diceva anche Lara, cioè il fatto di iniziare a lavorare proprio da piccoli, da bambini, quindi dalle elementari, dalle medie. E la mia scelta è stata fin da subito quella di un istituto tecnico, quindi all'inizio ho fatto un percorso in un istituto tecnico dove ho fatto informatica, e l'informatica all'epoca era C++ piuttosto che DOS ancora, quindi non sicuramente tutto l'aspetto digitale che c'è oggi. Dopodiché la scelta è stata quasi una conseguenza, cioè arrivando da un istituto tecnico la mia formazione e quello che mi appassionava era tutto quello che era il mondo della tecnologia, della scienza, dell'ingegneria, e quindi da lì ho deciso di intraprendere il percorso di ingegneria gestionale. Penso che io mi definisco un po' un ingegnere creativo, quindi da un lato penso di aver preso tutta la parte di schematicità, un pizzico di rigidità che ti dà una materia tecnologica, e dall'altra parte avere un po' quella parte, diciamo, creativa, di determinazione, di passione che un po' le donne ci mettono in tutte le cose che fanno. E quindi penso che sia proprio questo mix dosato che fa sì che diciamo gli ingegneri, piuttosto che le donne STEM, siano veramente distinte rispetto all'uomo.
All'interno della mia azienda io ho il 95% di donne e giusto 2 settimane fa, anche proprio in tutta la tematica della tecnologia, quindi all'interno dell'IT, ho inserito 2 donne, quindi sto cercando di portare avanti proprio il tema dell'imprenditoria femminile, ma non solo perché è un'etichetta, ma perché si rilevano veramente delle competenze e un orientamento verso l'obiettivo, verso il problem solving, che sono diversi rispetto all'uomo. E quindi questo è un po' quello che è stato il mio percorso. Da ingegnere gestionale poi ho deciso di aprire la mia startup, quindi l'idea è stata quella di My Cooking Box, che è una box dove all'interno ci sono tutti gli ingredienti nelle giuste dosi per cucinare il piatto con la ricetta di uno chef. Quindi da un lato forse poco ingegneristica come idea, però nello sviluppo abbiamo cercato di sia portare l'azienda ad essere digitale, quindi ad oggi vendiamo un po' in tutta Europa, vendiamo negli Stati Uniti attraverso la nostra piattaforma, ma anche attraverso il canale fisico, ma di dare valore all'azienda non dando in outsourcing tutta la parte di attività ingegneristica, quindi tutta la parte di produzione, di logistica, di supply chain, ma tenerla all'interno dell'azienda, quindi creare valore in questo modo. E questo sicuramente il percorso di formazione che ho fatto mi ha aiutato nello sviluppo e nella crescita. Quindi a livello, come dire, non pratico, ma di forma mentis, come si suol dire, quindi lo sviluppo, la formazione ingegneristica per sviluppare elasticità, pragmaticità, per saper impiantare anche un'azienda, mettere a terra un'azienda che è un'azienda digitale. Assolutamente. Penso che sia proprio quello che ha permesso nel corso degli anni di crescere e di ampliare anche un po' gli obiettivi e la crescita del valore della mia azienda. Quindi il fatto di sapere un po' già l'ingegnere gestionale comunque è abbastanza trasversale per quanto riguarda la parte di business, quindi ha competenze sia in finanza che in produzione, in supply chain piuttosto che in marketing. Quindi questo mix sicuramente ha fatto sì che nella mia azienda potessi crescere non solo sulla parte commerciale di marketing digitale, ma anche su tutta la base struttura organizzativa dell'azienda stessa. Beh, è importante quello che hai detto, perché hai più volte rimarcato l'importanza delle competenze. Invece quando si pensa all'imprenditoria digitale, purtroppo molto spesso, soprattutto i giovani, probabilmente condizionati dai social, vedono l'imprenditoria digitale come un hobby, come un qualcosa che alla base non ha competenze. Invece, come la tua esperienza dimostra bene, hobby non è, anzi servono tante competenze trasversali, team qualificati, altrimenti non è un'attività imprenditoriale. Quindi anche ciò che può sembrare nascere come un gioco sui social fatto solo di like, affinché poi si sviluppi in impresa digitale, richiede altro, e questo è bene sempre sottolinearlo. Sì, mi confermo assolutamente che cioè, soprattutto in quest'anno di pandemia è passato un po' un messaggio che fare digitale è semplice, basta avere un sito e-commerce e si vende. Non è così, cioè, ci vuole tempo, competenza, bisogna imparare, studiare il cliente, studiare il target, studiare tutte le meccaniche anche solo legate al marketing digitale. E quindi questo non si può fare in un mese, non si può fare in un anno, ma ci vuole costruzione, formazione per arrivare a vendere il proprio prodotto, il proprio servizio a livello digitale. Noi per esempio non siamo nati digitali, la mia startup non è nata con l'obiettivo di vendere il prodotto subito online, ma è nata sul canale fisico. Cioè per me è stata lancio il mio prodotto nel canale che conosco meglio. Quindi il canale che conosco meglio ad oggi legato al mio prodotto è quello fisico, quindi posso vendere il mio prodotto all'interno di catene, nei negozi. Nel frattempo creo una formazione, creo l'attenzione su quello che può essere il mio cliente e mi creo una base
di richiesta di clienti che poi possono essere digitali. E questa è stata un po' la differenza, perché detto in modo trasparente, quando si parte su un business che è totalmente digitale, o si hanno investimenti altissimi a disposizione che ti permettono di scalare in brevissimo tempo, altrimenti è difficile veramente riuscire ad arrivare all'obiettivo della vendita se non si costruisce un percorso. Grazie Chiara, il messaggio è arrivato forte e chiaro, direi. Hai detto anche un'altra cosa molto importante, cioè dell'importanza, hai parlato dell'importanza di avere dei team che includano le donne. Il tuo è particolarmente femminile, però comunque l'inclusione delle donne, questo perché? Non soltanto perché le donne sono competenti, ma giustamente, come hai detto tu, perché creano del valore aggiunto. Farei quindi una domanda a Donatella a proposito di presenza femminile, questo perché lei rappresenta un po' un'eccezione alla regola, infatti come profilo tecnico-scientifico è presente in moltissimi CDA da Banca d'Italia, Avio. Noi sappiamo bene, tra l'altro l'abbiamo avuta come nostro ospite ieri con la legge Golfo Mosca, e ieri c'era proprio Alessia Mosca, si è imposto in qualche modo, e tra l'altro non tutte le donne l'hanno apprezzato, una presenza femminile nei CDA. Andando però a guardare la composizione di questa presenza femminile, non si può non notare che le società sono andate a pescare in ambito consulenziale, abbiamo tanti profili economici, giuridici, mancano invece i profili come Donatella, più tecnici, più scientifici. Donatella, puoi fare un bilancio su questa cosa? Te lo dico un po' provocatoriamente, dovevamo prevedere delle quote all'interno delle quote affinché ciò avvenisse, perché c'è ancora una così scarsa rappresentanza di profili STEM all'interno del CDA? Allora, secondo me ci sono due motivi, un motivo fondamentale. Tendenzialmente, come sono finita io nel CDA? In realtà perché sono diventata visibile nel momento in cui sono diventata prorettore. In qualche modo qualcuno ha capito che esistevo. mi hanno cercata, ma veramente è stato così. Cioè, io non ho fatto nessuna operazione attiva per andare a cercarmi CDA. Cioè, a un certo punto hanno cominciato a chiamarmi senza che io avessi mandato nessun curriculum, quindi c'è effettivamente un problema di visibilità delle donne STEM, ci sono, è che non sono così visibili. Dall'altra parte poi comunque essere soltanto STEM ma non capire il business, o non avere comunque anche una dimensione di non dico di management, ma comunque di comprensione del funzionamento di un'azienda, per esempio certe accademiche bravissime, può essere poi complicato lavorare in un CDA, perché comunque il CDA è fatto di tanti elementi che richiedono anche studio. Cioè, io poi ho studiato, ho seguito il corso di valore di In the Boardroom, perché alcune cose chiaramente, soprattutto sulla parte più giuridica e di compliance, non mi erano note delle società quotate. Banca d'Italia è un caso a parte, ovviamente. Per cui credo che il tema è semplicemente una questione di visibilità. In questo momento cercano profili di donne STEM, soprattutto per le società più tecnologiche, ma non solo. Quindi non credo che il problema sia la ricerca, ma sia il fatto di effettivamente trovare quel giusto mix di competenze che consenta a una donna che lavora nella tecnologia, anche nella tecnologia, di poi poter dare un contributo efficace all'interno di un CDA, che è un altro mestiere. Quindi non è neanche detto che le donne lo vogliano, cioè che le scienziate lo vogliano fare. Assolutamente, ancora una volta torna il tema quindi della formazione, l'importanza della formazione, un work in progress, non si finisce mai di imparare. Come dicevi giustamente, ci vogliono competenze anche per sedere nei CDA, e chiaramente formazione. Certo, è singolare il fatto che manchi una visibilità
di scienziate, di profili STEM, salvo qualche rara eccezione. Questo devo dire è un qualcosa su cui probabilmente il nostro paese deve ancora fare qualche passo avanti. Io chiamerei in causa su un argomento appunto appena toccato, cioè l'importanza di avere delle competenze trasversali, e lo dico all'interno dei team Lara, perché a telecamere spente mi faceva degli esempi molto interessanti, curiosi, che rendono proprio, danno il polso della situazione di cosa vuol dire non avere delle figure femminili all'interno dei team STEM, e non da un punto di vista, ripeto, etico, ma proprio da un punto di vista di business, cioè degli errori che sono stati commessi di lancio di prodotti. Lara, vuoi condividere con noi quello che ci siamo dette? Volentieri. Allora, ci sono molti esempi di errori che notiamo oggi che hanno fatto imprese perché non hanno avuto dei team diversificati, diversificati per genere in questo caso, ma da diversi diciamo che si espande oltre. Sappiamo che il mercato, la popolazione è fatta al 50% di donne e quindi anche il mercato, il consumatore globale alla metà è donna. Se non ci sono all'interno di team delle accortezze per entrambi i generi, si rischia di fare degli errori. Alcuni di questi che sono diciamo quelli più lampanti è stato Apple che ha fatto la sua health kit, è uscito nel 2015 mi sembra col health kit che prendeva dei dati neutri del colesterolo, della pressione eccetera, e nessuno aveva mai pensato di inserirci anche il ciclo mestruale che per il 50% della popolazione è una cosa che succede regolarmente. Questo ovviamente nella release successiva è stato corretto. Ci sono esempi più tragici come l'airbag. I primi airbag erano stati tarati su l'uomo medio, quindi una stazza di uomo medio, senza pensare alle conseguenze che poteva avere su donne e bambini che non avevano la stessa stazza. Anche questo ampiamente superato, però ci è voluto il tempo per superarlo. Uno che fa abbastanza sorridere è quello invece del riconoscimento vocale. All'interno del team, chi ha creato i riconoscimenti vocali erano uomini, quindi è stato fatto sulla base di una voce maschile. Peccato che le segretarie che avrebbero utilizzato il riconoscimento vocale erano nella maggior parte dei casi donne e quindi non si riconoscevano. Quindi non funzionava il prodotto o servizio. Anche questo oggi ci rendiamo conto e sappiamo gestirlo, ma quante cose stiamo facendo oggi che ancora non ci rendiamo conto perché non abbiamo team diversificati o non abbiamo un occhio di riguardo per la differenza di genere. Ci sono tanti esempi anche nella medicina, che non tutti le malattie hanno gli stessi sintomi per l'uomo e per la donna. Potrei andare oltre, c'è un esempio di Giulia Baccarin, che è un ingegnere biomedico. Mi piace sempre raccontare la sua storia, che quando si è dovuta laureare, lei voleva trovare l'algoritmo che evitasse le cadute negli anziani. Quindi ha chiesto ai suoi compagni di corso di aiutarla e quindi di fare degli esperimenti, di provare a cadere, finché ha trovato finalmente questo algoritmo e è riuscita a evitare che evitasse le cadute agli anziani. Si è laureata con il massimo dei voti e poi ha riflettuto su quello che aveva fatto. In realtà ha trovato il modo di evitare le cadute negli anziani o ha trovato il modo di evitare le cadute negli anziani uomini? I suoi compagni di corso erano tutti uomini, quindi si è fatta tante domande perché in realtà camminiamo uguali, abbiamo le stesse scarpe. Il rischio di creare prodotti e servizi che non soddisfano i bisogni della popolazione, del mercato globale, sono alti. In alcuni casi fanno sorridere, in altri sono più tragici e fanno riflettere. Quindi, non è solo una questione etica, ma è anche una questione, di competitività, di creare prodotti e servizi che servono al consumatore finale. Assolutamente d'accordo, e qui si chiude
il cerchio rispetto anche all'incipit da cui siamo partiti e dalle parole di Mario Draghi. Bisogna introdurre le donne all'interno dei team, bisogna raggiungere una parità di genere, non per ragioni etiche, non per una questione di CSR, né tantomeno perché rimanga lettera morta da usare come bigliettino da visita per un'azienda, ma per rendere il paese, la nostra società, le nostre imprese più competitive. Grazie di averlo ribadito, Lara, perché è un concetto fondamentale. Prima di salutarvi, però, 20 secondi perché vorrei che da donna a donna lanciaste alle nostre telespettatrici, a chi ci sta seguendo e magari è indeciso se intraprendere un percorso STEM, un appello, un vostro consiglio. Cosa vi sentite di dire a queste donne, alle giovani imprenditrici che vogliono investire in digitale o mettere su un'azienda innovativa, o ancora quelle che appunto si devono addirittura avvicinare a un percorso formativo e sono lì indecise, ce la farò o non ce la farò a affrontare e superare brillantemente una laurea in ingegneria? Partiamo da Donatella. Io mi collego al discorso che faceva Lara dicendo, guardate che l'intelligenza artificiale è ormai, diciamo, sta pervadendo tutte le applicazioni, dalla selezione del personale a tanti altri mondi. Se la lasciamo in mano soltanto agli uomini nel realizzarla, avrà gli stessi pregiudizi inconsci che ci si trovano nella vita normale, perché gli algoritmi rappresentano quello che gli è stato inserito da parte del programmatore, così come i dati che vengono scelti per fare il training dei sistemi di intelligenza artificiale. Per cui è molto importante che le ragazze ci pensino e pensino che anche per loro è forse meglio che l'intelligenza artificiale abbia un contributo femminile maggiore rispetto a oggi, che è molto molto basso. Ottimo punto di vista. Chiara, tu? Ma anch'io penso che innanzitutto di non spaventarsi del fatto di essere una piccola parte all'interno dell'università, perché le relazioni comunque si costruiscono e poi l'obiettivo è futuro, quindi l'entrare in azienda con una competenza molto orientata al risultato, alla risoluzione dei problemi fa la differenza. Lara, chiudiamo con te. Ultimo consiglio. Io consiglio di informarsi. Adesso, anche grazie, diciamo, a questo periodo di lockdown, in realtà tanti corsi sono online, gratuiti. Uno può anche provare a capire cosa piace e cosa non piace. Portate a casa tutte le competenze possibili, così da capire dove volete andare. Secondo me, magari STEM non è la loro vocazione, però è utile guardarci perché è il lavoro di oggi e del futuro. Quindi prendere più competenze possibili e buttarsi oltre l'ostacolo, perché tutte queste competenze, queste paure che tendenzialmente abbiamo, ce l'hanno fatta in tanti. Non è una cosa impossibile e se uno vuole, sono sicuro che ce la può fare. Bene, ragazze, allora buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, come dice Lara. Io ringrazio tutte le nostre ospiti per aver arricchito questo momento, questa fase conclusiva della maratona che ci ha accompagnato nelle ultime 24 ore. E ringrazio allora Lara Botta. Grazie Lara. Grazie a voi, è E stato un buon piacere. lavoro. Grazie anche a Donatella Asciuto. Grazie Donatella. Grazie di avermi invitato e buon lavoro a tutti. E infine grazie a Chiara Rota. Grazie mille. È stato davvero un piacere, grazie di essere state con noi. Grazie. Grazie. Noi invece ci rivediamo tra poco, non perdete gli appuntamenti con le fonti TV.